Partita difficilissima, sapevamo il valore del Savoia, che era una squadra, un buon collettivo, l'ha dimostrato oggi qui a Lecce, soprattutto nei minuti iniziali dove ci ha creato diversi problemi. La nostra bravura, come ha detto lei, è stato quello così di non perdere la calma, di rimanere tranquilli e di continuare a macinare il nostro gioco, e alla fine insomma ci ha pagato e credo che anche il pubblico si sia divertito. Così capitan Zanuncelli al termine di Lecce-Savoia, gara vinta meritatamente dal Lecce per 3-0. Una partita difficile giocata contro una forte squadra, una gara tirata con la squadra campana mai doma, costretta però a tenere gli stessi ritmi del Lecce, ma costretta pure ad alzare bandiera bianca, soprattutto nella ripresa. Un successo, il nono stagionale, l'ottavo consecutivo casalingo, che permette ai giallorossi di tenere ben saldo nelle proprie mani la testa della classifica. In evidenza il collettivo della squadra allenata da Ventura, con note di merito per i gemelli del gol, Francioso, anche oggi autore di una doppietta, e Palmieri, ritornato al gol dopo 5 domeniche di astinenza. Dall'altra parte un Savoia ben messo in campo, determinato al punto giusto, ma un Savoia costretto dal Lecce il più delle volte a stare lontano dall'area di rigore dei giallorossi. Savoia portatosi in avanti ad inizio di partita e pericoloso al quinto con l'ex Altobelli, colpo di testa sventato in angolo da Lorieri. La risposta del Lecce al settimo con Francioso, anticipato dal portiere Amato. All'undicesimo ancora il Savoia in avanti con la conclusione di Carruez, servito da Evangelisti. Al dodicesimo toccava ad Amato respingere su De Patre. Al 33esimo Lecce vicino al gol al termine di una prolungata azione, con conclusione di Mazzeo deviata in angolo. Al 44esimo cross di Mazzeo, Francioso di testa, pallone che tocca la parte esterna della traversa. Al 45esimo tiro cross di De Patre deviato da Amato in calcio d'angolo. Nella ripresa la svolta della gara in favore del Lecce, al 20esimo cross di Bacci, Francioso anticipava tutti di testa e portava il Lecce in vantaggio. Reazione violenta del Savoia, che con Altobelli impegnava Lorieri al 27esimo e poi toccava lo stesso Francioso ribattere in angolo un altro attacco dei campani. Dopo una parata di Lorieri su conclusione di Vadacca, il raddoppio arrivava al 35esimo con Palmieri su preciso cross di De Patre dalla sinistra. Al 44esimo il terzo gol, il secondo personale di Francioso, al termine di un'azione iniziata da Macellari, proseguita da De Patre con un cross finale di Palmieri e conclusione in rete di Francioso. Al 47esimo l'ultima emozione della partita, protagonista Lorieri su calcio di punizione di Amuri. Poi tutti a casa.